Loredana Pileggi, lei ci ritenta per la terza volta, già eletta dal 2015-2019, di nuovo a fianco di Antonio Lo Schiavo, oggi consigliere regionale, con i progressisti per Vibo, nella vostra lista anche il simbolo di Sinistra Italiana. Perché questa lista e che campagna elettorale sarà? Quindi noi abbiamo pensato di comporre una lista come era, diciamo, conseguenziale, una lista conseguenziale a tutto il nostro lavoro svolto. Intanto per sostenere il candidato a sindaco Enzo Romeo, che è un candidato che noi apprezziamo molto, sia per carattere che per competenza. Abbiamo voluto con noi i candidati di Sinistra Italiana perché ovviamente è una lista che è collocata a sinistra, esprime un nostro modo di vedere e di pensare. La sinistra oggi non è la sinistra del 1900, come dire, dei primi anni della dittatura del proletariato, ma è una sinistra che prende posizione sul welfare, sullo stato sociale. Oggi la differenza tra destra e sinistra è proprio questo, cioè il sostenere uno stato sociale, quale sanità pubblica, istruzione pubblica, per cui noi ci ritroviamo in questa coalizione, soprattutto perché la pensiamo in un certo modo e perché vorremmo sostenere e portare avanti queste nostre idee.